Allora, dopo i risanamenti, che non sono stati solo finanziari, anche etici e morali, io aggiungerei, cominciano ad esserci i benefici del risanamento. I benefici del risanamento sono la possibilità di investire, la possibilità di assumere nuovi medici, la possibilità di ridurre le tasse, mentre tutti quanti le aumentano, la possibilità di utilizzare i fondi FAS e quindi infatti nel prossimo 2013 la disponibilità, diciamo, di risorse che verranno investite sul territorio saranno ben più alte di quelle che sono accadute negli anni dal 2009 al 2012. E quindi questo fa capire che certi percorsi, se sono virtuosi, poi possono produrre dei benefici per i cittadini e per il territorio. Questo in un contesto difficilissimo della crisi mondiale che ci sta penalizzando, però questo dell'hospice io la ritengo una pietra miliare, perché io fui umiliato qualche tempo fa in occasione del confronto con il tavolo di monitoraggio, con il Ministero della Salute, con le altre regioni italiane, quando seppi che la regione Sicilia, stiamo parlando della Lombardia, aveva 9 hospice, la regione Abruzzo all'epoca non aveva nessuno. L'hospice sono le cure palliative, servono a quei malati che tutti definiscono incurabili, ma che incurabili non sono, cioè nel senso che non possono sopravvivere, ma che possono essere curati sia per quanto riguarda le sofferenze fisiche, per quanto riguarda quindi il dolore, che per quanto riguarda le sofferenze psicologiche. Quindi si tratta di una, diciamo, di una prestazione sanitaria di grandissima e di eccezionale umanità, e la regione Abruzzo ne era priva. Oggi noi abbiamo l'hospice di Lanciano, abbiamo oggi l'hospice di Pescara, abbiamo inaugurato oggi l'hospice di Pescara, a brevissimo sarà inaugurato l'hospice di Torrevecchia e Teatina, e prima della fine della legislatura io voglio che l'Abruzzo ne abbia 5. In proporzione alla popolazione sarà più di quello di Canale Sicilia. A questo punto, voglio dire, ci metteremo sul piano di quelle che sono le migliori regioni italiane sotto questo punto di vista. Quindi io la ritengo una pietra miliare, anche se non c'è da vantarsi, perché non c'è da vantarsi, perché si colma un ritardo. Tuttavia io sono molto molto contento che questo, se io posso inaugurare 5 nuovi hospice durante la mia legislatura, penso di aver fatto una gran parte del mio dovere per quanto riguarda gli aspetti, diciamo, umani, della sofferenza, dell'umanità.